Come prima cosa vi mostro questo, che è l'accumulatore. L'accumulatore del mio impianto fotovoltaico. Qui abbiamo tutti i regolatori di carica e il raddrizzatore e i vari controlli. Ecco qui che arriviamo alla nostra centrale vera e propria di casa nostra, del nostro impianto elettrico. Come vedete qui ho una pinza amperometrica, perché io ogni tanto vado a guardare quanto è il mio consumo in ampere. Ovviamente per vedere la potenza che sto tirando fuori basta fare gli ampere per 230 volt. La solita formula di Ohm, P uguale V per I. Vi chiederete perché ho due contatori? Beh, perché uno è il contatore dell'impianto fotovoltaico unidirezionale e l'altro è il contatore bidirezionale dell'impianto intero di casa, quindi sia elettrico che collegato all'impianto fotovoltaico. Ora vedremo come vedere i dati direttamente da questo contatore schiacciando questo tasto qua. La prima cosa che ci dice è il codice cliente. Quindi schiacciando una volta ci dà il codice cliente, schiacciando la seconda il numero del codice. La terza, la fascia oraria F1, potenza istantanea, lettura prelievi. E qua ci fermiamo. Lettura prelievi, periodo corrente, A1. 0.01802 A2 0.002355 A3 0.003287. Quindi abbiamo visto come se clicchiamo due volte troviamo il nostro codice che io nel video avrò nascosto. Alla settima, l'ottava e la nona troveremo delle diciture A1, A2, A3 che nella nostra bolletta risulteranno come F1, F2, F3. Quindi saprete come mandare la registrazione dei vostri dati direttamente al fornitore se volete fare un confronto o se vi è richiesto.